Grazie al consigliere Fratino. Ci sono altri interventi, il consigliere Tommaso Scelli, prego. Grazie Presidente, saluto tutti, sindaco, assessori, presidente, presenti in aula. Cercherò, anzi, sarò sicuramente molto breve perché gli interventi che mi hanno preceduto, in particolare quello dell'amico Franco e del consigliere Leo Castiglione, hanno in buona sostanza già aperto un po' il ragionamento che si deve fare. Io ritengo che ammesso che ci sia l'incertezza a cui faceva riferimento il sindaco, cioè se l'annullamento del piano regolatore da parte della sentenza del TAR sia da interpretare solo relativamente alla sentenza di approvazione, cioè l'ultima del 2012, o retroagire fino alla sentenza di adozione, cioè quella del 2007, sia importante. Io la mia idea, che adesso vi dirò, ma non perché faccio l'avvocato da 30 anni, perché però ritengo che per interpretare quella sentenza, come non andrebbe interpretata la sentenza, la lettera rispettata, non è necessario che lo faccia un avvocato, basta leggere. Tra l'altro io ho solo quella del WWF, penso che è abbastanza, c'è un unico punto, un unico motivo di gravame, per cui è abbastanza anche semplificata della motivazione. Però io volevo sollevare il problema prima di parlare dell'annullamento pregresso oppure no del sindaco. Tu veramente mi fai preoccupare se parli in questa maniera qua, quando mi dici abbiamo passato il piano regolatore agli uffici, quali stanno valutando? Chi sta valutando? Quali uffici? Che cosa stanno valutando? Cioè, io sono preoccupato in ragione del fatto che manco 2 mesi fa qui abbiamo approvato un assestamento di bilancio nel quale prevedevamo una entrata dai cambiamenti di destinazione d'uso dei terreni che si producevano con un nuovo piano regolatore e che quindi dovrebbero partire gli accertamenti se non sono già partiti. Allora a questo punto ti chiedo, ma questi accertamenti alla luce di questa incertezza partono o non partono? Io riterrei che in un'ipotesi di salvaguardia dei diritti dei cittadini non dovrebbero partire, quantomeno si dovrebbe fare chiarezza, se voi ritenete di fare chiarezza, come secondo me non si deve fare, andrebbero sospesi gli accertamenti e fatti gli accertamenti solo in relazione al vecchio piano, perché altrimenti si correrebbe il rischio che dopo oltre al danno ci sarebbe la beffa, perché poi se ci fossero, a parte che comunque con la confusione che si è creata, io non so chi pagherebbe, se non addirittura ricorrerebbe, qui si creerebbero dei contenziosi veramente notevoli, ma comunque si creerebbe uno stato di disagio, una confusione che sicuramente non fa bene ai cittadini. Io ritengo che quantomeno a scopo cautelativo vadano sospesi tutti gli accertamenti che sono relativi e scaturenti dal nuovo piano regolatore. E non mi riferisco solo all'ICI, mi riferisco anche all'IMU, perché ovviamente noi sappiamo che questo sviluppo poi c'è riflessi negativi anche sull'IMU, perché poi quello è lo strumento su cui è stato fatto il calcolo dell'IMU. Per cui ritengo che come prima cosa, in questo stato di incertezza che voi vi siete ritenuti di dare, vadano sospesi tutti gli accertamenti, lo ripeto fino alla fine. E quando invece poi, se non sono stati fatti, ovviamente, chiaramente assessore, tu hai il termometro della situazione, non so a che punto stiano questi accertamenti, poi magari se mi vuoi rassicurare, mi dici che non sono stati fatti, che comunque avete intenzione di farlo, voi siete la barca, la portate voi, così farete e ve ne assumerete responsabilità. Per quanto riguarda invece, ma veramente a porre un cenno sulla efficacia retroattiva di questo annullamento, ma come dicevo prima io a Franco, ma qui non si tratta di essere avvocati, basta semplicemente leggere la sentenza. Nella parte espositiva la sentenza ricostruisce tutto l'iter del piano regolatore ripartendo dall'adozione del 2007. Mi permetto di leggere: il Consiglio Comunale del Comune di Ortolfo, con deliberazione del 21 dicembre 2007 numero 37, adottato il nuovo piano regolatore, scuso per la voce, il nuovo piano regolatore generale del comune, dopo aver seminato l'osservazione pervenuta, approvato con delibera numero 3,
dopodiché dando mandato al dirigente, con deliberazione del 14 marzo 2014 il Consiglio ha approvato definitivamente, quindi ha ricostruito un po' tutto l'iter ripartendo dal piano adottato. Dopodiché nella parte espositiva ci spiega i motivi per cui secondo il TAR questo piano deve essere annullato per la mancata applicazione della VAS, e poi il sindaco, è vero che la VAS è stata introdotta nel luglio del 2007, però è altrettanto vero che in virtù di un regolamento attuativo, però ti ripeto, io l'ho scoperto anche dalla sentenza, questo aveva valore d'efficacia a gennaio del 2008, di conseguenza legittimamente e giustamente si era adottato il piano senza fare la valutazione ambientale, perché la valutazione ambientale doveva essere applicata almeno per quanto riguarda la dotazione. Poi successivamente il TAR ha ritenuto e ritiene che comunque la VAS andava fatta ancora prima dell'approvazione, è una decisione, va rispettata. Però per ritornare al ragionamento che secondo me è la efficacia, è l'annullamento retroattivo, allora ripartendo da quella esposizione che ricostruisce cronologicamente tutti i fatti dalla prima delibera, che è quella del 2007, quando poi nella parte motivata la sentenza annulla e dice per questi motivi il Tribunale Amministrativo, definitivamente pronunciato sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'impugnato piano regolatore generale del Comune di Ortoni, il cui procedimento si è concluso con delibera 14 marzo 2012 numero 14, evidentemente facendo riferimento alla procedura che era iniziata nel 2007, che se no non avrebbe lezione perché annulla la delibera del 14 marzo 2012. Peraltro, e concludo Presidente, questa mia idea è avallata anche da un altro riferimento giurisprudenziale, peraltro dello stesso TAR di Pescara, che è quello relativo alla sentenza del Comune di Vasto, al quale Comune di Vasto sono stati concessi 8 mesi per l'adeguamento sulla valutazione ambientale strategica. Ma perché sono stati concessi questi 8 mesi? Perché secondo un orientamento giurisprudenziale introdotto dalla Corte dei Conti, a richiesta della parte che può richiedere l'adeguamento normativa, questa possibilità è stata concessa. Evidentemente noi questa linea difensiva non l'abbiamo tenuta, questa richiesta non l'abbiamo fatta, di conseguenza il TAR ha ritenuto di annullare ab origine, cioè dal primo atto, l'intera procedura. Io ripeto, questa è la mia opinione e vale per quello che vale, insomma, chiaramente le carte stanno qui, le possono leggere tutti, le possono approfonditamente poi valutare, però torno a dire che l'importante, la cosa essenziale per quanto riguarda questo particolare momento è di bloccare, altrimenti potremo andare incontro a ulteriori gravi inadempienze, tutti gli accertamenti che sono inerenti relativi alla riscossione di tributi a qualsiasi titolo essi siano e scaturenti dal piano regolatore che sta a noi. Grazie Presidente. Grazie all'avvocato Ceri. Il consigliere De Iure. Buonasera a tutti. Caro sindaco, cari consiglieri comunali e cari assessori, questa sera non posso che esprimere dispiacere per la vicenda del piano regolatore e per le gravi conseguenze che ciò comporta per la nostra comunità. Ma mi sia consentito in questi giorni provo ancora più rammarico e amarezza e tristezza nell'ascoltare e leggere considerazioni su tale vicenda proprio da parte di chi ne è stato uno dei principali artefici. Voglio ricordare quando qualcuno, abdicando al proprio ruolo istituzionale, si avventurò nel criticare l'atteggiamento dell'allora minoranza, definendo gli interventi dei consiglieri del PD, in particolare l'assessore Coletti, noiosi e poco propositivi, che hanno il vero scopo di fare ostruzionismo. E invece quegli interventi erano finalizzati proprio ad evitare queste gravissime conseguenze per la città. Certo, uomini di governo più sensibili alle istanze della minoranza si sarebbero chiesti se la VAS e la microzonizzazione sismica avrebbero mai potuto comportare conseguenze così gravi. E non a caso il gruppo dell'UDC, da me allora presieduto come capogruppo,
ha mostrato già perplessità in merito ai modi e ai metodi di gestione della vicenda. Oggi siamo forza di governo, proprio insieme a coloro che si sono battuti per dare alla città uno strumento urbanistico certo e realmente rispondente alle esigenze della comunità. Nel merito delle questioni sollevate da chi è stato già sonoramente bocciato dalla città nelle scorse elezioni, dobbiamo ribadire che la scelta di accertare le entrate ai fini ICI è stata una scelta tecnica dovuta in base alla normativa in materia. Anzi, oggi apprendiamo che pezzi della passata amministrazione sapevano che questo PRG non aveva i piedi per camminare. Concludo chiedendo all'assessore all'urbanistica, l'assessore Coletti, che conosce molto bene l'intera storia di questo PRG, di darci delle delucidazioni. Questo perché, lo ha detto anche il sindaco, è necessario procedere urgentemente anche alla ridefinizione delle regole per un piano regolatore diverso. Grazie. Grazie signore. Fabrizio Marino. Grazie Presidente, buonasera al sindaco, assessori, consiglieri presente. Io volevo raccogliendo un po' le indicazioni che sono venute dal sindaco ma anche dai consiglieri, provare un po' a diciamo fare alcune pareri un po' su quello che dovrebbe essere il percorso del prossimo piano regolatore, perché a questo punto penso che sia chiaro che bisogna parlare di piano regolatore da rifare. Ora, se l'amministrazione attuale, la maggioranza attuale riterrà opportuno riprendere quello che era stato già fatto o procedere con altre idee, questo certamente andrà chiarito in questi giorni. Io penso che intanto le considerazioni sono importanti da fare, cioè oggi Ortona si ritrova senza un piano regolatore. Questo è una cosa grave per l'economia della nostra città e per poter anche pianificare quello che dovrebbe essere uno sviluppo, soprattutto in considerazione di scelte che questa città deve fare su quelle che saranno un po' le attività lavorative sulle quali investire. Quindi intanto una considerazione va fatta. Oggi noi abbiamo una situazione di un problema molto grosso, proprio perché non abbiamo uno strumento adeguato alla realtà. Poi se è stato annullato quello approvato lo scorso anno, chiaramente vale lo strumento del 94 ed è uno strumento ovviamente non calibrato alla città, non calibrato alle esigenze del nostro territorio. Quindi questa considerazione non può non essere fatta, non è una considerazione politica, ma è una considerazione, se vogliamo, anche tecnica. Probabilmente se ci ritroviamo in questa situazione è perché certe procedure adottate dalla precedente amministrazione non sono state valide o non sono state efficaci. E che cosa intendo? Ad esempio, io vorrei anche così che il prossimo piano tenga presente altre cose. Intanto l'edificabilità che era stata proposta nel precedente piano, che calibrava la città, una città di 75-80 mila abitanti, ovviamente è un'enormità che non dovrà essere riproposta. Come si fa a pensare che la nostra città possa arrivare in un futuro prossimo ad 80.000 abitanti, quando sappiamo che negli ultimi 100 anni la città non è cresciuta probabilmente forse di 1.000-2.000 unità? Quindi insomma è un'arma a doppio taglio considerare dare questi numeri così spropositati, perché si dà poi il via ad una cementificazione ovviamente diffusa su un territorio che invece tutto ha bisogno fuorché di cemento. E questa è una prima considerazione.
Chiaramente il piano dovrà essere riadeguato a tutte le normative che nel frattempo sono cambiate, sono regionali e nazionali che sono intervenute. La VAS e la microzonizzazione sismica sono due di queste, quindi andranno riconsiderate. Poi un altro aspetto importante penso che debba essere considerato è quello di non arrivare alle famose 800 osservazioni, e questo penso che sia stato anche un'altra enormità, un'altra punto di debolezza di questo piano. Per non arrivarci probabilmente è necessario avere un confronto prima con la città, cioè avere una proposta di piano, confrontarla realmente con la città, con le categorie interessate, con i portatori di interessi, e non arrivare invece a proporre un piano e poi a stravolgerlo con 800 osservazioni, considerate da quello che mi ricordo che gran parte, se non la quasi totalità di quelle osservazioni erano state lo stesso ufficio tecnico aveva consigliato di non tenerne conto, se non mi ricordo male qualche decina, quindi lo stesso ufficio tecnico aveva anche bocciato queste osservazioni, invece poi sono state comunque riprese. Quindi queste cose io penso che siano importanti. Sulla proposta di sospendere gli accertamenti, io non so se un consiglio comunale può decidere, io penso che siano la materia, tutto ciò che riguarda l'esenzione di tasse dovute, intanto è importante che come cittadini paghiamo le tasse al momento dovuto, e nel caso in cui certamente un piano regolatore annullato non ha più qualità, per cui non c'è più il dovere di pagare le tasse dovute, non penso che un consiglio comunale si possa esprimere in tal senso. Io penso che il sindaco voleva dire quando ha detto che è tutto all'analisi degli uffici, cioè bisogna capire se tutti i tributi che non sono stati versati dai cittadini in questi anni, nonostante, ripeto, avessero dovuto versare, se questi contributi per effetto di questa sentenza non hanno più valore, perché chiederemo io penso dei consulti su questo, non possiamo noi dire sospendiamo gli accertamenti e quindi non chiediamo ciò che i cittadini devono. Esiste una Corte dei Conti che su questo poi si pronuncia, esistono poi dei procedimenti di accertamenti, e se poi tutto questo non dovesse essere legale poi si paga di persona. Quindi io andrei molto cauto nel fare queste proposte, è importante capire questi effetti, e quindi il sindaco giustamente ha detto stiamo cercando di capire questi effetti. Sul piano è chiaro che è intenzione dell'amministrazione riavviare tutto e terminare il più breve tempo possibile, cercando ovviamente di non gravare ulteriormente sulle casse comunali per rifare nuovi. Grazie. Allora, io penso che abbiamo finito il giro, io questa sera sono intrappolato qua nella presidenza e quindi non posso parlare come capogruppo del PD, però una questione istituzionale la voglio dire, quello che penso su questa vicenda. Io penso che, come ha detto l'Avvocato Ceri, hanno detto in molti, questo Consiglio Comunale deve avere la capacità, dopo aver approfondito, e questa sera non ritengo inutile il Consiglio Comunale, che sono venute fuori delle indicazioni che fanno riflettere dal sindaco Fratino, dall'Avvocato Ceri, tutti gli interpreti, da Leo, da Patrizio, tutti hanno detto qualcosa che fanno qualcosa che fa riflettere. Quindi io penso che questo Consiglio Comunale deve avere la capacità, leggendo la sentenza, consultandosi, come ha detto il sindaco, con i tecnici, con l'avvocatura nostra e con quelli che ne possono sapere più di noi, poi deve avere questo Consiglio la capacità di prendere un atto deliberativo di indirizzo per quanto riguarda il futuro, sapendo da dove partire. Lo deve decidere questo Consiglio Comunale, questo lo dico come presidente pro tempore di questo Consiglio Comunale, anche la posizione del gruppo del Partito Democratico, anche se
e ancora la ricerca del gruppo del Partito Democratico, mi sembra cose che ha detto Fratino a me hanno fatto riflettere, ma anche le stesse cose che ha detto Tommaso Cieri. Quindi ci sono delle interpretazioni onestamente di tipo diverso anche i nostri tecnici, quindi dovremmo arrivare, come ha detto il sindaco, nel giro di pochi giorni o qualche settimana a confezionare un atto, previa consultazione con i capigruppo, previa consultazione alla commissione consigliare competente, e poi a prendere una decisione. Si riparte da qua, e quello è un atto che deve assumere, perché l'atto sarà quello fondamentale su cui i cittadini possono anche pure dire la propria, ma comunque un atto da cui si riparte con una decisione possibilmente unanime. Io penso che per il secondo giro, che c'è qualcuno che ha chiesto di fare anche il secondo intervento, sarebbe interessante sentire l'assessore Gianluca Coletti, che oltre ad essere assessore all'urbanistica, quindi non è che deve parlare di urbanistica in questo momento, è anche assessore al bilancio, e per spiegare bene ai cittadini, intanto, che quei soldi che sono iscritti, questo lo dico io perché sono stato delegato dal sindaco a occuparmi delle entrate, quelle somme che sono state iscritte in bilancio non sono state utilizzate. Quindi una cosa fondamentale, cioè non ci sono impegni di spesa su quelle somme, quindi sarebbe un tesoretto, in questo momento un tesoretto in parte completo, incompleto, da vedere, da verificare, così come è stato detto dai consiglieri che sono intervenuti. Per cui diamo la parola a Gianluca per sapere anche lo stato dell'arte per quanto riguarda la parte tributaria. Alessandro, non mi è mai chiesto, non voleva parlare Alessandro? No, sinceramente no, mi riservo. Sì, perché te l'avevo chiesto prima, questo. Diamo la parola a Gianluca e poi chi vuole intervenire, possibilmente con pochi minuti, così per l'orario consentito di rientrare a casa senza bastone, da prendere in testa, lo possiamo fare. Gianluca. Cioè, l'assessore Sedino? No, porto 10. Come ha ricordato qualcuno, insomma, la vicenda è particolarmente straordinaria ed eccezionale. Credo che in Italia pochi sono i comuni che si sono trovati in una condizione del genere. Attualmente credo che Spoleto sia nelle stesse nostre, più o meno nelle stesse nostre condizioni. Io, per conto dell'amministrazione, cercherò, insomma, di dare delle informazioni innanzitutto al Consiglio Comunale e per esso alla città, perché un momento così straordinario e complesso, lo diceva anche il sindaco, deve essere necessariamente condiviso con la comunità, e già da alcuni interventi da parte di tutti coloro che hanno preso la parola hanno già delineato comunque alcune riflessioni, alcuni spunti. Come l'organo competente a definire lo strumento urbanistico del Consiglio Comunale, è giusto che nella delicatezza del momento, insomma, il primo atto ufficiale dovesse essere, è giusto che sia stato, una riunione straordinaria della sede civica. Allora, ricollegandomi rapidamente a quanto diceva il sindaco, le motivazioni per cui la quasi totalità dei ricorsi sono stati accolti sono due, che hanno assorbito poi tutte le altre motivazioni in varia natura, in vario modo, riportate dai ricorrenti. Cioè, il TAR, nel momento in cui ha affrontato prima la VAS e poi la microzonazione sismica, ha ritenuto assorbenti tutte le altre motivazioni e le ha ritenute di una linearità e di una nettezza tale che adesso stiamo attendendo anche un confronto con il nostro avvocato per decidere il da farsi da un punto di vista prettamente giuridico-amministrativo, cioè sull'iter dei ricorsi. Però questa occasione è necessaria anche per da subito informare appunto la città e mettere al corrente la città, insomma, sullo stato
dell'arte su cosa realmente è accaduto, e anche ritengo doveroso da parte dell'amministrazione comunale indicare una, quantomeno tracciare una linea di azione che in parte ha già ricordato il collega, il consigliere Patrizio Marino e precedentemente il consigliere De Iure. Quindi due le ragioni: manca la sottoposizione nel procedimento che ha concluso il suo iter nel marzo 2012 di tutto il procedimento alla procedura di valutazione ambientale strategica. Manca la sottoposizione degli elaborati, quindi di tutti gli atti del procedimento a quella che è la microzonazione sismica entrata in vigore nel novembre del 2011 attraverso la legge regionale numero 28 dell'appunto agosto 2011, che prevedeva un determinato adempimento da compiere. Il TAR ha ritenuto eluso questo adempimento da parte del Consiglio Comunale di Ortona, e quindi ha accolto anche questa motivazione per quei ricorrenti che avevano indicato questa motivazione. Quindi, come vedete, parliamo di ragioni molto tecniche, procedurali, che poi hanno assorbito tutte le altre, perché sono dei ricorrenti che hanno esposto 15, 16, 17 motivazioni. Il TAR la prima ha detto basta per annullare tutto il resto. Un ricorso riguardava una specifica definizione della destinazione urbanistica, quindi che è stato accolto anch'esso, ma limitatamente alla parte di interesse del ricorrente. Non è stata accolta invece la richiesta, e questo è un fatto anche comunque importante per evitare ulteriori danni, ulteriori criticità alla nostra comunità, la richiesta del risarcimento dei danni, che è stata rigettata. Il PRG di Ortona, come ricordava qualcuno, o meglio, notoriamente, il percorso che porta alla approvazione definitiva del PRG non è un atto unico che si esaurisce con un deliberato dell'organo competente, ma è un percorso complesso, perché ha una natura tecnica talmente complessa e talmente di elevato profilo che richiede tutta una serie di attività propedeutiche, una serie di valutazioni, una serie anche di passaggi formali, l'adozione, le osservazioni, contro deduzione delle osservazioni e successiva approvazione, che normalmente tutto questo procedimento si esaurisce non nel giro del breve periodo. Nel nostro caso siamo partiti con atti del 2000-2001 per poi arrivare ad un primo tentativo di approvazione nel 2006, l'adozione nel 2007, le osservazioni arrivate entro il termine della primavera del 2008, le controdeduzioni che si sono concluse nel novembre del 2010, le conferenze di servizi avute e terminate nel mese di novembre, settembre-ottobre del 2011, una prima approvazione nel novembre del 2011 e dopodiché la presa d'atto dell'adeguamento di marzo 2012. Questo in estremissima sintesi il complesso iter che ha visto l'inizio nel 2000-2001 con i primi affidamenti degli incarichi ai tecnici, ai progettisti, l'acquisizione delle aerofotogrammetrie alla regione, cioè della foto del nostro territorio dall'alto, per concludersi a marzo di quest'anno. Il tutto per una spesa di circa 299.000 euro, a cui aggiungere i circa 60.000 euro che abbiamo preventivato occorrano per pagare e le spese legali ai ricorrenti, 11 ricorsi dove sono stati condannati a pagare 2.000 euro più IVA, CAP e accessori di legge e il rimborso del contributo unificato, più il pagamento del corrispettivo all'avvocato che ha difeso la difesa. Il totale per circa 350.000 euro di costo complessivo di questo complesso, ripeto, e delicato procedimento. Adesso giustamente la città, attraverso anche il Consiglio Comunale, si chiede: ma da dove ripartiamo, dove andiamo? Allora, anche nelle sentenze del TAR e una serie di attività che ci hanno visti impegnati in questi anni, seppur da posizioni differenti, abbiamo già riunito e ridefinito quelle che sono probabilmente le
le principali criticità, difficoltà che abbiamo avuto modo di analizzare e di conoscere in questi anni. Allora, intanto è necessario, anche attraverso, lo vogliamo ricordare, l'intervento di quegli enti, circa una ventina, che per legge devono pronunciarsi sullo strumento urbanistico, quindi la regione, la provincia, il genio civile, l'autorità di bacino, gli enti gestori delle strade, gli enti gestori dei servizi pubblici come le telecomunicazioni, eccetera. Già in quei pareri, che sono noti alla stragrande maggioranza dei consiglieri e penso anche alla città, già lì c'è una indicazione su come muoverci, più che da un punto di vista politico, da un punto di vista tecnico, di merito. Ma già diciamo, il primo aspetto importante è definire il progettista del piano regolatore, cioè dovremo incaricare un tecnico, e quello sarà un tecnico interno all'amministrazione comunale, che avrà la responsabilità chiara, nota alla città, di ciò che verrà indicato nella progettazione. Individuato il progettista, dopodiché bisognerà ripartire da tutte quelle analisi e quelle valutazioni che sono fondamentali, insomma, per ripartire e redigere quello strumento che poi deve essere sottoposto, come c'è il TAR, e alla VAS e alla microzonazione sismica. Per quanto riguarda la domanda, ma che cosa è rimasto adesso? Allora, intanto dobbiamo chiarirci alcuni termini, nel senso che di nuovo il rapporto tra la politica e diciamo, la parte tecnica e gestionale. Cosa esiste oggi? È chiaro, lo sappiamo tutti, oggi da un punto di vista urbanistico è tornato in vigore il piano regolatore del 1994, perché le norme di salvaguardia del piano adottato nel 2007 erano già scadute nel 2011, nel gennaio 2011, se non ricordo male. Quindi oggi per noi la città di Ortona ha il piano regolatore ed è quello il cui iter altrettanto, diciamo, complesso è stato terminato nel 1994. Che cosa ha detto, che cosa non ha detto il TAR? Il TAR ha detto semplicemente che quella procedura utilizzata per arrivare all'approvazione definitiva dello strumento urbanistico era sbagliata. E le ragioni di questa errata procedura, è vero che sono state riportate nei correnti, ma erano a noi già note proprio per l'intervento dei vari enti. La provincia disse a suo tempo nel suo parere rivedetemi la, diciamo, la struttura portante dello strumento urbanistico, un parere di 22 pagine, perché comunque può creare difficoltà operative interpretative, e questo è già un primo indirizzo. L'autorità di bacino, quando intervenne sullo strumento urbanistico, richiamò l'attenzione alla normativa VAS. La regione Abruzzo intervenne e non eccepì nulla in materia, e ci fu un'espressione del settore tecnico di allora, dove certificarono la non necessarietà della VAS al genio civile. Quindi il genio civile esprime il suo parere dicendo che è stato certificato che non occorre la VAS, per cui andiamo avanti. Da questi atti e documenti, che sono dati oggettivi, che di politico hanno ben poco, noi dobbiamo ripartire tenendo conto quelle che sono le motivazioni, ripeto, indicate nella sentenza. La sentenza dice chiaramente che Ortona non ha l'ultimo strumento approvato e che deve essere sottoposta a quelle due fondamentali attività, procedure, chiamatele come ritenete opportuno, altrimenti i piani regolatori non possono essere considerati in vigore, non possono essere approvati. Certo è, qualcuno pure lo ha richiamato, che questa amministrazione, diciamo la città, è chiaro che sa da dove partire e dove andare. Purtroppo lo sapevamo anche prima. Questa è una nota dell'ottobre 2011 che gli allora consiglieri della minoranza, ed è una nota tecnica, attenzione, non politica, inviarono all'allora sindaco,
all'allora segretario generale, all'allora dirigente del settore tecnico e al direttore regionale della direzione Parchi Ambiente e Territorio Energia, l'architetto Antonio Sorci, in qualità di autorità ambientale regionale, più per conoscenza la provincia del Genio Civile. In quella nota, quelli che oggi sono amministrazione della città indicavano una serie di criticità dello strumento urbanistico il cui iter era in corso di approvazione. Le criticità riguardavano tutta una serie di aspetti e lì, sottoscritto da noi, dal stesso sindaco, lo stesso vice sindaco e altri consiglieri oggi qui presenti, ragionavamo sulle criticità tecniche proprio per evitare l'esito di questi giorni, e quindi avevamo già segnalato ad esempio la tematica del rispetto del dimensionamento sul PTCP, che diceva anche il consigliere Marino. Sollevavamo le questioni in merito alla sottoposizione alla procedura PAS, sottoponevamo una serie di questioni nel merito, insomma, quindi sulle questioni del piano paesistico, di altre vicende. Quindi questo per dirvi in estrema sintesi che non è che stiamo andando alla cieca, come qualcuno vuole far credere, ma stiamo andando sicuramente in una direzione diversa rispetto soprattutto ad un modo diverso di condividere il tutto con chi innanzitutto è responsabile politicamente e amministrativamente della futura adozione, futura approvazione e di tutti gli atti connessi e conseguenziali al piano regolatore, che siete voi del Consiglio Comunale, non è la Giunta, non è il sindaco, non è il dirigente o il sindaco o il progettista o chi altro. Poi ci saranno altre sedi, altri luoghi, insomma, questi giorni arrivano proposte da vario titolo, da varie parti, ma quelle sono oggetto lì di valutazioni di altra natura, di altro tipo. Quindi ragioniamo in termini. Gli uffici, e lo ha chiarito penso in maniera abbastanza limpida anche il nostro sindaco, immediatamente ha avuto la notizia, perché a noi non risulta ad oggi essere stata notificata formalmente la sentenza, né il TAR ha comunicato direttamente all'ente l'esito del deposito delle pubblicazioni di queste sentenze, però ha avuto notizia, è normale che ci siamo attivati, noi stavamo monitorando fino a venerdì mattina, non ci è risultato sul sito internet la pubblicazione di queste sentenze, fino a venerdì mattina 28, dopodiché siamo rientrati dopo il capodanno. Allora gli uffici immediatamente si sono messi al lavoro per fare le giuste e doverose valutazioni, non solo gli uffici del comune ma anche il concessionario della riscossione, che è la Sogin, dove la politica in quel caso non è che ha più di tanto ragione d'essere di intervenire, cioè gli effetti e le conseguenze sotto il profilo urbanistico, sotto il profilo edilizio, sotto il profilo tributario non lo decide la politica, lo decide il sindaco, la giunta, l'amministrazione comunale, ma sono aspetti tecnici, come ad esempio le cartelle che stanno arrivando in questi giorni sulle verifiche tasso, quello che lo fa l'assessore, il sindaco, la giunta, il consiglio comunale, è un elemento tecnico necessario nella gestione del tributo e nella riscossione delle entrate. Quindi ai fini ICI fino al 2011 e ai fini IMU fino dal 1 gennaio 2012 noi abbiamo fatto dei ragionamenti e delle valutazioni sostanzialmente di questo tipo. Intanto chiariamo che i terreni edificabili, se lo erano nel 94 e nel 2007 sono stati confermati tali e quindi rimangono come tali, l'ICI si basa sui terreni edificabili da quando è in vigore la normativa ICI. Quindi quell'accertamento che abbiamo fatto tramite l'ufficio nello scorso novembre non è legato all'adottato, all'approvato, è legato allo strumento urbanistico in vigore nel momento in cui l'ufficio legittimamente pone in essere attività di accertamento del tributo. Che significa questo? Che se avessimo riscontrato per il tramite dell'ufficio tributi e per il tramite del concessionario della riscossione che tutti coloro che erano obbligati a pagare l'ICI sui terreni edificabili alla data in cui nell'anno in cui c'era l'obbligazione tributaria, noi non accertavamo un euro, perché quello è un accertamento dovuto a quell'ICI che stava andando in prescrizione. Così come se lo strumento urbanistico è quello del 2007,
poi lo strumento del 94, comunque l'ICI è dovuta. Questa era l'informazione principale. L'ICI si paga sul terreno edificabile in base allo strumento urbanistico. Poi la legge aggiunge in adottato, quindi ancora prima dell'approvato, se c'è una fase transitoria. Questo è il dato fondamentale. Sugli effetti noi non ci stiamo preoccupando più, perché intanto tutto il procedimento che è stato posto in essere dagli uffici e ci siamo già confrontati con la Soget oggi è titolare di tutta l'attività di riscossione e la Soget sta ponendo in essere, ha posto in essere tutte le attività che riguardavano e l'accertamento prima e successivamente la riscossione. È evidente che la stessa Soget sta valutando gli effetti e come agire in esito appunto alle sentenze del TAR. Di più vi vogliamo comunicare che nel verificare nel dettaglio a questo punto ciò che era la situazione legata più agli esercizi precedenti che non a quello di interesse di questa amministrazione, stiamo ponendo in essere tutta una serie di attività legate alla verifica dell'eventuale possibilità di accertare quelle somme che i contribuenti dovevano pagare, che invece hanno omesso o pagato in maniera parziale. Che significa questo? Che se in passato il cittadino contribuente avrebbe dovuto pagare 100 di ICI sul terreno e non ha pagato niente, magari il terreno che non c'entra niente con il piano regolatore, ma il terreno che in base all'articolo 5 del DPR 447 del 98 era passato da agricola edificabile da agricola a produttivo, e quel terreno non ha pagato nulla, in base a, su quel terreno è stata pagata l'ICI, quel cittadino pagherà l'ICI, ma non perché l'ha deciso questa amministrazione, perché è un atto necessario dovuto da parte degli uffici finanziari, perché se trascorrono 5 esercizi dall'anno di riferimento la Corte dei Conti verrà a noi a chiederci il ristoro di questi eventuali danni. Questo per dirvi che l'aspetto fiscale, l'aspetto tributario ha poco di politico. La politica incide sulla fiscalità locale dove? Sulle aliquote, sulle esenzioni, sulle possibilità di ridurre le basi imponibili, di ridurre il prelievo fiscale a carico di determinate categorie, ma poi l'attività tecnica di accertamento e riscossione del tributo è un fatto che bisogna fare per forza e bisogna curare con molta cura, bisogna curare con attenzione e con particolare diligenza, perché da questa annualità in poi va sempre più riducendosi il contributo del trasferimento dello Stato e si responsabilizza sempre di più l'ente locale attraverso una fiscalità diretta propria. Già con la legge di stabilità di quest'anno l'IMU passerà quasi integralmente ai comuni, ma verrà contestualmente ridotto il trasferimento dal fondo di riequilibrio, fondo sperimentale di riequilibrio. Che significa? Che lo Stato ti dice: questi sono i termini su cui puoi ragionare per imporre l'IMU ai cittadini e io non ti do più o ti do molto meno rispetto al passato, per cui se sei bravo organizzati, accerta le imposte, riscuotile, che molto spesso nei bilanci si iscrivono le somme e poi le attività di riscossione materiale, cioè la cassa viene curata un po' meno, e con quelle somme eroga i servizi ai cittadini. Nel merito non abbiamo avuto né dalla Soget fino ad oggi né dagli uffici tecnico e finanziario alcuna difficoltà e alcuna indicazione specifica, e chiudo, particolari criticità rispetto a questa vicenda. Si sta valutando e faremo tutte le attività e tutte le azioni nell'interesse dei cittadini, tranquillamente, con l'obiettivo di far pagare tutti, per pagare un po' tutti di meno però, perché altrimenti pagano sempre i soliti noti, i soliti fessi, e gli altri invece fanno i furti. Quindi gli uffici renderemo disponibili, ovviamente potenzieremo anche la parte informativa alla città, la Soget si è resa completamente disponibile, la prossima settimana ci sarà proprio un incontro anche con i legali della società concessionaria della riscossione per valutare proprio gli effetti nel dettaglio e capire anche come muoversi loro tecnicamente. Ma alla Soget non è che lo può dire il Consiglio Comunale come deve muoversi e perché deve muoversi. E alla Soget, se ci ha scritto una nota dove comunicava il gettito e poi ha emesso degli atti ufficiali dove accertava quelle entrate, il Comune non è che poteva non accertarle, le doveva accertare. Nella prudenza noi ci siamo fermati all'annualità 2010, non abbiamo utilizzato quelle somme che abbiamo dovuto iscrivere in bilancio e quindi
stiamo ragionando in termini di estrema prudenza, ma per due ragioni: sia per il merito della questione, che conosciamo e tutti conoscevano, si è appurato, insomma, che adesso tutti sapevano che questo piano regolatore avrebbe fatto questa fine, ma anche per una prudenza generale che deve essere propria di un buon amministratore, che in tempi di mare deve stare attento a governare la spesa e a gestire bene l'entrata. Quindi gli uffici sono a vostra completa totale disposizione per i chiarimenti, sia l'ufficio tecnico che l'ufficio tributi, e nei prossimi giorni terremo un incontro pubblico dove, alla luce degli ulteriori approfondimenti, alla luce anche delle indicazioni che sono emerse qui questa sera, iniziamo il percorso di condivisione di quello che dovrà essere lo strumento fondamentale che guarda il futuro della città. Se non facciamo questo incontro stasera, l'amministrazione delle figure del sindaco e della giunta si sarebbero arrogati un diritto che non era loro, perché il piano regolatore è della città tutta, che è rappresentata dal Consiglio Comunale e che deve riprendersi questa prerogativa. Quindi sono emesse delle indicazioni, dovremo portare a brevissimo un documento, chiamiamo di programmazione, programmati, linee guida, di indirizzo all'amministrazione attiva, ma prodotto dal Consiglio Comunale, su dove andare con il nuovo piano regolatore, facendo tesoro, e lo diciamo molto così apoliticamente, anche di criticità e piccoli e grandi errori che sono stati compiuti in passato. Ma io voglio ricordare che anche lo strumento del 94 veniva fuori da una travagliata vicenda che iniziava addirittura alla fine degli anni 70, quindi è già la seconda volta che questa città sullo strumento urbanistico fa fatica, insomma, a chiudere un percorso. Quindi adesso di esperienze ne abbiamo tante, insomma, mettiamoci tutti insieme, l'ufficio di piano che andremo a costituire vorrà collaborare e con la commissione urbanistica e con tutto il Consiglio Comunale e poi con la città, con le categorie, le associazioni, e dobbiamo ripartire. Adesso da dove, da come e da quando lo definiremo immediatamente, ma il problema non è da dove partiamo, il problema è capire dove vogliamo arrivare, come ha avuto modo di dire giustamente l'ex sindaco Fratino, perché è chiaro che non abbiamo più un piano regolatore approvato. Adesso riprendiamo lo strumento adottato con le osservazioni, facciamo quegli atti necessari, la vasta, la pubblica giornalizzazione, sì, vediamo che cosa accade, perché anche lì la politica relativamente in giro è un fatto molto tecnico, molto specifico, e ripartiamo confrontandolo con il